Bene, possiamo dare inizio alle danze. Dopo l'inaugurazione ufficiale, inauguriamo con Anna Maschero la prima iniziativa di circa 20 che attraverseranno i 3 giorni del festival. E in un festival che si chiama Il Libro del Mondo, Festival delle Geografie, quale migliore inizio che non parlare con chi del mondo conosce, con un libro che si chiama Il Mondo nelle Mani, Divagazioni sul Viaggiare. Anna Maschero è oggi una scrittrice, è una viaggiatrice, è una guida, ma arriva anche da altri mondi, come quello dell'insegnamento, anche se il viaggio è stato un po' il leitmotiv della sua vita. Ha scritto guide, in particolare quelle sulla Bolivia e la Colombia, che sono qua presenti alla nostra libreria. Ha scritto un libro che si chiama Come Avventura e ha scritto questo libro, Il Mondo nelle Mani, che è l'oggetto della nostra presentazione. È un libro molto bello, è un libro che secondo me stimola chiunque abbia un po' di passione per i viaggi, molto interessante anche per chi si occupa professionalmente dei viaggi, ed è un libro che è scritto con una tecnica, con un formato secondo me molto moderno e molto contemporaneo. Non è un libro, non è un saggio che si deve leggere dalla prima all'ultima pagina, è un libro scritto, diciamo, in modo molto correlato al mondo di internet, al mondo del web. È un libro che raccoglie post, che raccoglie blog, che raccoglie suggestioni che arrivano dalla rete, ma che ha come obiettivo di lasciare una traccia. Il mondo matematico del web, oggi leggi una cosa, domani non la trovi più e tutto viene un pochino quasi omologato. Il libro invece lascia una traccia. E quindi in questo libro si esprime la passione per il viaggiare, alcune considerazioni che inducono a una riflessione sul viaggio oggi e che svela un piccolo particolare ma importante biografico, cioè questa passione per l'America Latina di cui vorremmo chiedere conto ad Anna Maschero. Prego. Pronto, benissimo, grazie di questa splendida introduzione, grazie soprattutto alla Libreria Gabbiano che è stato, come dire, il link, visto che parliamo un po' in un linguaggio informatico, il link che mi ha messo in contatto con la Casa dei Popoli, con l'amministrazione di Villa Santa e mi ha dato la possibilità di essere questa sera. Ecco, siamo puntualissimi, suonavano adesso le campane, sono le 7, d'altra parte io vengo da Como, sono un po' svizzera, per cui va benissimo così. In genere, insomma, sono, non dico logorroica, però tendo un po' a divagare, infatti il sottotitolo del libro Divagazioni sul viaggio, e secondo me è un valore comunque la divagazione anche in viaggio. E allora, visto poi che ho questo compito importante di inaugurare l'edizione zero del festival, mi sono presa qualche appunto proprio per non divagare troppo, perché poi magari io il filo riesco in qualche modo a riprenderlo, però non vorrei fare perdere un po' anche a chi mi ascolta il filo del discorso, il senso. Allora, rubando anche qualche minuto, magari di troppo, ai libri, perché qui dobbiamo parlare di viaggio, però è sempre, visto che siamo così puntuali, magari qualcuno che lavora, insomma, se comunque venerdì magari arriva fra un po', per cui mi permetto adesso di essere un attimo autoreferenziale e aggiungere qualcosa su questa mia attività di scrittrice. In effetti viaggio è il mio leitmotiv, come diceva Lorena, e ho sempre, da quando ricordo, dall'Interrail in avanti, non ho mai smesso di viaggiare, ho sempre accompagnato gruppi un po' in giro per il mondo, ma ho mantenuto il viaggio anche come dimensione proprio personale di piacere, cioè continuo a fare i viaggi per me stessa, anche non soltanto il viaggio come professione, anche se è diventato per me anche una professione. Ho iniziato come insegnante di lingua e di inglese, poi a un certo punto per varie questioni della vita ho lasciato il posto fisso e ho dovuto dedicarmi a un'attività di famiglia, un agriturismo praticamente, ma il viaggio è sempre rimasto prima e dopo e tuttora. Per cui adesso sono, come appunto diceva Lorena, anche guida di viaggio, però a me piace molto leggere, sono prima di tutto una lettrice. Quando mi presentano come scrittrice mi sento un po' anche in imbarazzo, perché insomma è una cosa importante essere scrittrice, è importante perché non è tanto il costo di un libro, 15 euro, okay? È il tempo che le persone investono poi quando leggono il libro, insomma, per cui è importante. Oggi ci sono tanti che scrivono, forse ci sono meno lettori,
E io credo, come diceva, l'aveva detto Terzani, uno deve essere incinta per scrivere un libro, altrimenti è meglio che non lo scriva, cioè uno deve avere delle cose da dire. Ecco, io non, magari sono un po' logorroica nel parlare, ma ho cercato di concentrare nei miei libri, diciamo, dei contenuti, c'è qualcuno che mi ha detto, l'ho sottolineato tutto, è diventato inutile, cioè è inutile anche sottolinearlo, ecco, per darvi l'idea, un commento che mi è stato fatto, proprio perché sono abbastanza densi. Ma densi non soltanto di cose, perché non ho inventato niente io, noi siamo un po' tutti come nani sulle spalle dei giganti, secondo me, chi scrive, semplicemente perché ho cercato di fare tesoro proprio del piacere del leggere, della lettura, quindi soprattutto nel mondo nelle mani, in questo secondo libro, ci sono al termine di ogni paragrafo tutta una serie di percorsi possibili di lettura, di indicazioni di altri autori di libri che mi hanno aiutato a viaggiare attraverso i libri, attraverso le pagine, e ho preferito metterli non in fondo perché le bibliografie finali spesso lasciano il tempo che trovano, l'ho messo all'inizio, ma al termine di ogni paragrafo, proprio perché, essendo il libro, come diceva Lorena, un po' fatto a pop-up, a finestre, Windows, ok? In questo modo può essere aperto, ci si può fermare, si può interrompere la lettura, si può riprendere, eccetera, però se uno vuole seguire un certo percorso ci sono anche le indicazioni per continuare questo percorso, proprio come se fosse un po' un viaggio. Ok, nasco con questo primo libro, Come avventura, è anche questo a disposizione, è un libro molto diverso, perché? Perché si gioca su 21 lettere dell'alfabeto che parlano di viaggio, A come avventura è la prima lettera, A, e poi comincia B come bagaglio, C come cibo, eccetera. Su ogni lettera ci sono due parti, un frammento che è un frammento di viaggio, quindi una piccola esperienza di viaggio legata all'argomento, e un saggio su quell'argomento. Quindi anche questo è una specie di libro da comodino, nel senso che uno può tenerselo, leggere solo il frammento, se non ha voglia di impegnarsi troppo, leggere solo il saggio, oppure leggerli entrambi, che è la cosa migliore insieme, però aprirlo a qualsiasi pagina. Questo primo libro, nato da un momento un po' difficile, devo dire, chi leggerà l'introduzione, se lo comprerete, che tra l'altro va in, diciamo, sì, adesso non le copie, la casa editrice questa, FBE, è fallita anni fa, per cui le uniche copie le ho io, diciamo, e quelle che vendo poi direttamente io le do in solidarietà per questo libro. Ok, gli altri libri, comunque è stato pubblicato anche in ebook, sempre da Polaris adesso, e lo si trova nel caso anche in ebook. Questo secondo libro invece è molto diverso, cioè non è in questa gabbia, diciamo così, per cui 21 lettere e questo doppio percorso. Come vi dicevo, sottotitolo, Divagazioni sul viaggiare. È un percorso, diceva Lorena, lascia traccia. Ho cercato di seguire proprio una traccia, un percorso, da sognare il viaggio, perché oggi noi perdiamo spesso questa dimensione dell'attesa, del desiderio, del pensare al quando, al dove andare, al come andare, e quindi costruisce un po' nel tempo il viaggio, un po' il tutto e subito spesso, c'è l'occasione, c'è il last minute, e ecco, scegliamo quindi la destinazione un po' in base alle offerte del mercato. Quindi parte invece dal sogno del viaggio, dal costruirsi il proprio viaggio, poi on the road, lungo la strada, con tutta una serie di divagazioni su proprio su quello che si può incontrare lungo la strada, e poi sul ritorno e sul ripensamento del viaggio, il ripensamento che può essere attraverso le fotografie, attraverso la scrittura, attraverso il blog, cioè ci sono poi tanti metodi, per cui c'è un percorso, una traccia che viene seguita. Tu mi chiedevi, ritorno adesso, direi che 5 minuti sono passati, quindi passo a rispondere alla tua domanda e partiamo invece veloci. Il perché di questa passione per il Sud America che mi ha portato a rieditare La Guida Bolivia, seconda edizione, pubblicata nel 2017, e La Guida Colombia, prima edizione, pubblicata nel febbraio di quest'anno. Allora, scrivere una guida è un'impresa importante, anche questa di grande responsabilità, e ho cercato di farla al meglio. Certe volte ho pensato che il compito fosse eccessivo per una sola persona, lo confesso, perché uno è un po' come la geografia, ecco, tu
qui si parla di geografie e nell'introduzione del festival si diceva quanto è complessa questa materia che ne mette insieme varie. Effettivamente lo stesso succede per le guide di viaggio, uno dovrebbe essere un po' un tuttologo, deve saperne di storia, deve sapere di geografia ovviamente, deve sapere di geologia, deve sapere di etnologia, di botanica, di archeologia, soprattutto su determinati paesi ovviamente, su altri invece più un discorso naturalistico, di popolazioni eccetera, quindi è molto complicato. Sicuramente già la prima edizione della Bolivia e la prima della Colombia sono stati dei percorsi diversi, perché in 10 anni il mondo è cambiato, internet ci permette oggi di fare tutta una serie di verifiche che una volta andavano fatte sul posto, e effettivamente certe volte è più valido certe verifiche farle attraverso proprio, però verifiche contro verifiche, perché come tu dicevi, cosa succede con internet? Che si trova, è un magma, si trova assolutamente di tutto, non tutto è affidabile, non tutto è verificato, per cui è grossa responsabilità dell'autore anche quelle cose verificarle, insomma, per cui c'è un grosso lavoro di studio, di ricerca, e c'è un grosso lavoro anche sul campo. Non credo che scriverò una terza guida, qui ho dato veramente il massimo, e poi se qualcuno, poi mi fermo appunto qui anche ad ascoltare l'interessantissimo dibattito che ci sarà in seguito, quindi se abbiamo quell'oretta di tempo, se anche qualcuno vorrà chiedermi qualcosa su Sud America in generale o su anche altri paesi, ben volentieri. Ho un po', diciamo, ho avuto la possibilità di viaggiare un po' a 360 gradi, però perché il Sud America? In realtà il mio paese di elezione sarebbe stato il Perù. Mio nonno è emigrato in Perù, è emigrato 18 anni in Perù, come si andava allora da emigrato, con le navi di terza classe, la febbre gialla sulla nave, il naufragio, di tutto e di più, insomma, non mi dilungo, però io non l'ho praticamente conosciuto questo nonno, quando io sono nata lui è mancato, per cui mi è stato raccontato, però in famiglia si raccontava di questo, perché lui è stato giù molto e ha avuto molta fortuna, perché era bravo, come tanti italiani, i nostri nonni che sono emigrati. Aveva fatto le elementari, è diventato, si è improvvisato, si è spacciato per architetto, ok, costruttore architetto, poi ha chiamato lì due fratelli, lui però era un po' il cuore dell'azienda, e ha fondato questa ditta, è diventato rappresentante di tutti gli italiani di Lima, e ha costruito le prime case in cemento armato a Lima, case che ci sono ancora oggi, tra l'altro sono in contatto con delle associazioni di Lima, le stanno difendendo perché sono patrimonio dell'umanità, insomma ha fatto collaborato con Eiffel eccetera. Poi però si è sposato con una brianzola, siamo in Brianza, la quale voleva tornare, già ne sono tornati, hanno comprato questa fattoria dove vivo e lì è iniziata un'altra storia, ecco, però il Perù è rimasto un po' questo luogo mitico, storia di famiglia. E dico sempre che ho ereditato da mio nonno due cose, lo spirito d'avventura, che a lui certo non mancava, e anche l'amore per la mia terra, perché in effetti sono anche profondamente legata a questo luogo dove vivo, alla Brianza e alla terra proprio. Però il Perù, Sendero Luminoso, ci sono stati anni il colera, negli anni 60-70 era un luogo un po' difficile, e quindi io prima di andarci ho viaggiato un po' in altri luoghi del mondo, finalmente sono arrivato in Perù, ho continuato per la Bolivia, che allora era veramente una terra da scoprire, e la Polaris mi ha contattato perché avevo iniziato a viaggiare un po' in Bolivia per scrivere la prima guida, e da lì un po' casualmente, era un'iniziativa così, si chiamava UTIS a Milano, le stelline, mi hanno detto: ma tu non vorresti scrivere una guida della Bolivia? Io sono rimasta un po' lì, ho detto perché no, e mi sono buttata in questa avventura, e da lì è nata poi una bella collaborazione con questa casa editrice di guide che continua tuttora, ormai insomma da 15 anni, credo di essere stata più che esauriente. Ci hai parlato molto di viaggi, della tua passione quasi eterna, no? Dall'inizio, e che continua, e di tutte le contraddizioni del viaggiare. E quindi la domanda che ci poniamo, visto che uno dei modi di viaggiare è questo modo un po' da fast touring, no? Lui mi ha spinto tu, ma perché continuare a viaggiare? Perché viaggiare? Ok, allora, abbiamo detto il viaggio è di fatto soprattutto ricerca, e quindi la ricerca è fatta un po' da porsi delle domande, e proprio per seguire un po' un filo rosso questa sera, abbiamo parlato un po' prima, abbiamo detto perché non concentrarci su 3 domande fondamentali: perché viaggiare, come viaggiare e dove viaggiare, e poi aggiungerei anche il discorso del tempo, quanto tempo, perché è un'altra variabile molto importante. Incominciamo quindi da questa prima domanda: il perché viaggiare oggi in questo mondo che
è cambiato in questi anni, si diceva, internet ci mette, come dire, lo avvicina da un certo punto di vista, Google Maps, Earth, Google Earth, eccetera, possiamo quasi entrare nei luoghi senza spostarci dal computer di casa, oppure l'altrove ce lo troviamo a casa, l'esotico non è necessario andare a trovarlo lontano, anzi viceversa, certe volte uno va lontano e ritrova globalizzazione, una realtà vicina, per cui ci può essere un po' di delusione. Quindi questo discorso uno si chiede perché, che senso ha viaggiare. Ecco, io ho visto che il viaggio è fatto anche visuale, diciamo, è anche una questione di immagini, ho cercato nel libro di pormi queste domande, in realtà di non dare troppe risposte, perché secondo me le risposte poi sono molto individuali, oppure attraverso tanti autori appunto che suggerisco, però, e poi ci sono chiaramente delle mie risposte personali che non necessariamente sono da condividere, e poi un po' provocatoriamente io parto dal perché non viaggiare, perché non è un obbligo, non è indispensabile, si può benissimo vivere come vivevano i nostri nonni, i nostri contadini, mio nonno è partito perché se no non ci aveva, faceva la fame, insomma, quindi sarebbe stato infatti poi più o meno convinto, però è tornato. Ecco, invece noi abbiamo questa fortuna, questo privilegio di poter invece viaggiare per piacere rispetto a quelle che erano le generazioni precedenti. Però io sono partita proprio dalla domanda perché non viaggiare, e ho provato a scrivere qualche risposta, poi però, quindi è buffo che un libro sul viaggio inizi con l'invito a non viaggiare. Ad esempio, perché in agosto per starsene in pace è meglio a Milano? Ok, se qualcuno di voi appunto abita in città, eccetera, quante volte dice wow, finalmente non ci sono le code, anche se abita fuori, eccetera, no, Milano. Perché non c'è nulla come il gabinetto di casa propria, cioè certe volte il bagno può essere uno delle problematiche quando si viaggia. Perché il viaggio è anche noia, fatica, rischio. Infatti non per niente in inglese per riposarsi si dice to rest, restare, insomma, all'origine quella, mentre la parola travel, viaggio, in origine significava travaglio, lavoro, quindi il viaggio, mettiamocelo in testa, anche se poi quando si torna cerchiamo di ricordare solo le cose belle, o quando gli amici tornano e ci raccontano tutta la bellezza del loro viaggio, o ci fanno vedere delle foto stratosferiche, fra una foto e l'altra ci sono anche lunghi tragitti, magari noiosi, faticosi o problematici. Perché le avventure che raccontiamo al ritorno sono quelle che durante il viaggio chiamiamo sfighe. Ecco, certe volte sono proprio quelle però che poi ci ricordiamo di più. Perché quel che si trova viaggiando spesso delude le aspettative. Perché alla fine si scopre che tutto il mondo è paese e che il diverso è sotto casa, quello che stavo dicendo prima. Perché sul web si trova tutto ciò che un tempo si poteva conoscere solo spostandosi fisicamente. Perché ormai, ne leggo alcune a caso, non tutte, perché ormai anche per gli antropologi è più interessante studiare l'homo turisticus che l'abitante di atolli sperduti. Perché a furia di viaggiare si diventa stranieri a casa proprio e nessuno a casa d'altri. E così via, ce ne sono alcune che ho anche rubato perché, ripeto, nani sulle spalle dei giganti, cioè poi cito ovviamente le fonti, virgoletto, non mi approprio di nulla, però cose che ho cercato un pochino di raccogliere, però in realtà, visto che io sono un'appassionata di viaggio, poi passo all'altra, al viaggio, viaggiare, perché no? Perché ci saranno pure dei buoni motivi se siamo qui noi sul perché viaggiare. E allora partirei con queste immagini. Mi scuso solo di una cosa, che essendoci una questione di privacy ho messo qualche immagine autoreferenziale di nuovo di me, però non posso pubblicare foto di terzi ovviamente. Partire, perché ci viene naturale farlo. Tutti gli animali si muovono, ma solo l'uomo viaggia. Partire, per fuggire dalla routine, per prendersi una vacanza dal sé di sempre e, forse, per andare incontro al sé più vero, per capire ciò che siamo, se si è giovani, per fregare il tempo, se si è più vecchi, per curiosità, per nostalgia, per fare silenzio, per aprire gli occhi e il cuore, per lasciare il superfluo e riassaporare il gusto delle cose semplici, per ritrovare il piacere dell'incontro e dello scambio, per desiderio di avventura e anche di correre qualche azzardo,
per sentirci vivi e vivere il momento, per mettere in moto tutti i sensi, per emozionarci, per appassionarci, per provare stupore, per ritrovare luoghi familiari e persone conosciute, per lasciare i luoghi familiari e le persone conosciute, per avvicinare il diverso e contaminarci, per capire che c'è un sentire comune che appartiene all'uomo, a qualsiasi latitudine, per guardarci da una certa distanza e comprendere che le nostre verità sono relative, per riorientarci nella vita, perché è una piacevole dipendenza che non fa male, perché è una promessa, perché è bello partire e poi tornare, perché se non ora, quando? Ecco, vedete, sono grazie. Sono foto che ho scattato io, insomma, niente di particolare, e messe insieme in un piccolo audiovisivo. Sono tutti audiovisivi molto brevi, quindi non troppo pesanti, non troppo lunghi, ma che raccontano un po' anche attraverso l'immagine che nel viaggio è una dimensione fondamentale, anche se spesso rischia di diventare sempre di più l'unica, l'aspetto visuale. Parlando di internet, i famosi selfie eccetera, che oggi sembrano diventare ancora più dei souvenir, il motivo stesso del viaggiare, per cui consumiamo il viaggio un po' attraverso la fotografia. La fotografia viceversa può essere una dimensione importante anche per ricordare il viaggio, e devo dire che per me anche rimettere insieme questi audiovisivi, raccontarli, raccontare il mio viaggio attraverso questi piccoli queste immagini mi aiuta molto anche a tenerne memoria. Io vorrei ricollegare questa presentazione, ciò che sta dicendo Anna, al tema di questo festival. Noi abbiamo tentato di trovare un filo conduttore nella parola esploratori. Siamo in un luogo che custodisce le memorie di esploratori ottocenteschi, primo novecento. Ci siamo chiamati esploratori che non hanno risposte, ma che sono in cerca di qualcosa. Ma mai come in questo momento la parola esplorazione è una parola che sembra un po' fuori moda. Una volta l'esplorazione era il momento essenziale per conoscere il mondo, si andava in un luogo per capire dove, come era quel luogo. Oggi sappiamo tutto prima, siamo già stati anche dove non siamo stati fisicamente, perché Anna l'ha già detto, il mondo della rete ci consente tutto o quasi tutto. E quindi io mi chiedo, e non a caso Anna fa questa individua in un personaggio che anche a noi è molto caro, come Walter Bonatti, come l'ultimo degli esploratori, un prima e un dopo Bonatti. Lui era una grande persona, un grande alpinista, un grande esploratore, però dopo che cosa rimane dell'esplorazione? Parole come scoperta, avventura, incognito, che senso hanno oggi? Oggi, in un momento in cui davvero il turismo è esploso, e per dare un minimo di concretezza si parla di overtourism, cioè c'è troppo turismo, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che fa capo alle Nazioni Unite, ci ha detto che nel 2018 1.400.000 persone hanno viaggiato in giro per il mondo, cioè hanno trascorso almeno una notte fuori da casa propria. La previsione era che questo numero fosse raggiunto nel 2020. Considerate che nel 95 quegli stessi viaggiatori erano 525 milioni, no? 525 milioni, 1 miliardo e 4, 1 miliardo e 8 previsti per il 2030. Allora, queste persone che si muovono hanno tutto il diritto ovviamente di muoversi, no? Non facciamo dell'esotismo, siamo in tanti perché anche noi vogliamo viaggiare, perché noi sì e gli altri no, però ovviamente qualche piccolo problema lo pone. Metà di questo 1.400.000 viene nella nostra piccola, piccolissima Europa in termini dimensionali rispetto ad altri continenti. E questo crea dei problemi, anche perché questo turismo è molto concentrato in alcuni luoghi, le grandi città, i centri storici, le Cinque Terre, piuttosto che il centro di Barcellona, Venezia, che è il solito esempio. Ci sono le amministrazioni pubbliche che si stanno ponendo il problema.
ci sono dei centri storici che oramai non sono più vissuti prevalentemente dai residenti, fenomeni nati negli ultimi anni insieme allo sviluppo di internet, delle grandi piattaforme, Airbnb, Booking.com, portano a modificare la geografia dei luoghi. Queste sono problematiche, non sono giudizi su quello che accade, però indubbiamente pongono dei problemi. Allora, nel momento ovviamente c'è un impatto, qualcuno ha definito Marco Teramo per esempio il turismo come la vera industria pesante del XXI secolo, come è stata una volta la siderurgia, perché l'impatto è ambientale, culturale, di tradizioni, di modifica, di omologazione. Che ne so, l'ultimo esempio è la città di Edimburgo che nel mese d'agosto viene completamente travolta e che sta introducendo delle forti limitazioni alla fruizione del centro storico di Edimburgo. Allora, tutto questo mi porta a dire, noi che amiamo viaggiare, che comunque lo desideriamo il viaggio, lo desideriamo quindi anche prima di intraprenderlo e lo scegliamo in base a dei parametri e a delle suggestioni, oggi qual è il valore del viaggio? Perché dobbiamo, cioè dove possiamo ritrovare, non dico l'esplorazione, ma il gusto per scoprire qualcosa? Sì, allora tu hai affrontato due problemi, diciamo, uno globale che riguarda l'impatto del turismo e l'altro individuale che riguarda noi e il viaggio, una dimensione più intima, più interiore, più di valorizzazione del senso del nostro viaggiare. Allora, partendo dalla prima domanda, l'impatto del turismo, io non voglio scaricare troppe responsabilità o comunque solo sul turismo, perché è un'industria pesante, è un business sicuramente e ha una grossa responsabilità il turismo sicuramente, però le comunicazioni ad esempio, sicuramente internet stesso, questa facilità di spostamento e non solo per motivi turistici e di passaggio delle informazioni velocissime sicuramente portano a una globalizzazione che è iniziata ben prima, voglio dire, adesso se parliamo del Sud America, pensiamo al peperoncino, al pomodoro, eccetera, che sono cose nostre, dove non potremmo, che vengono da, una volta non c'erano, insomma, anche se ce ne siamo, cioè il mondo da sempre ha questo processo che ovviamente è stato molto accelerato, causa appunto l'accelerazione del, soprattutto del discorso di comunicazioni. D'altra parte, 100 anni fa, soprattutto i turisti inglesi, gente sicuramente nobile piuttosto che ambiente, potevano permettersi di viaggiare in modo diverso perché erano pochi privilegiati. Poi c'è stato con l'avvento dei treni, degli aerei, delle ferie pagate, insomma tutta una serie di fenomeni, poi di internet eccetera, che hanno portato a un turismo diffuso, una diffusione del turismo. Il vocabolo di massa non è bello, comunque quello che normalmente viene usato, e questo sicuramente ha portato ha anche dei meccanismi un po' di consumo dei luoghi. Il turismo purtroppo è una delle industrie che una volta che scopre un luogo poi lo consuma, lo rovina e ha un impatto molto forte al posto di difenderlo, di proteggerlo. Però può anche in altre situazioni è riuscito invece proprio a permettere che questi luoghi sopravvivessero. Non so, mi viene in mente il Botswana è un luogo che sarebbe diventato probabilmente, come alcune zone del Sud America, allevamento di bestiame, anzi doveva diventare perché i bovini da carne eccetera poi all'Occidente ovviamente servono e quindi vengono in eccesso di utilizzo di carne e quindi vengono allevati in questi paesi, e invece proprio la creazione dei parchi ha permesso di difendere un ecosistema, di difendere un ambiente, quindi alcuni luoghi sono stati difesi nella loro bellezza, nella loro integrità, proprio perché il turismo gli ha dato un valore anche economico, e quindi hanno pensato bene che questo fosse più, insomma, più interessante del fare degli allevamenti e distruggere quindi l'ambiente. Quindi il turismo ha una grossa responsabilità, può essere usato può distruggere i luoghi come anche può valorizzarli.
Il turismo è fatto da grandi numeri, però, e allora noi possiamo dire sì, il turismo sostenibile è quello che in teoria dovrebbe avere un impatto inferiore. Certo, purtroppo il turismo sostenibile è fatto da numeri più piccoli e quindi è soprattutto una indicazione, insomma, su come bisognerebbe comportarsi. Di fatto dobbiamo lavorare più che altro su quello che sono la grande industria turistica per evitare che il turismo provochi più danni di tanto. Adesso passiamo però al discorso più personale nostro, più diciamo perché continuare a viaggiare, che senso ha il nostro viaggiare, delle domande, delle risposte che ho provato a darle in questo primo audiovisivo. E si aspetta prima di passare al e volevo ricollegarmi, scusa, al secondo argomento che tu portavi, Bonatti, no? Mi dicevi Bonatti perché è il momento, un po' come dico nel mio libro, di passaggio da questi grandi esploratori prima del passato, navigatori, esploratori eccetera, il mondo ancora da mappare, da scoprire, poi questi viaggiatori un po' snob che potevano permettersi comunque di viaggiare in un mondo ancora poco conosciuto, e poi questo turismo che diventa invece sempre più un turismo diffuso in cui ci troviamo noi siamo un po' questi viaggiatori a cavallo fra il turismo e vorremmo essere viaggiatori e siamo soprattutto turisti. Ecco, il tentativo allora è quello di essere un po' più viaggiatori e un po' meno turisti, e in realtà questi strumenti nuovi di cui disponiamo, che sono internet ad esempio, che internet ci permette anche di costruirci il nostro viaggio, di diventare molto più artefici del viaggio, di non comprare un pacchetto precostituito, di studiarci il nostro itinerario, di contattare direttamente ad esempio dei fornitori locali, dei fornitori in loco, per cui oggi abbiamo degli strumenti di cui non si disponeva nel passato. Quindi io credo che in realtà ci sono delle difficoltà in un mondo così globalizzato, così mappato, ma ci sono anche degli strumenti che non erano a disposizione. Sicuramente Bonatti è questo, l'ho identificato come momento di passaggio, perché alcune cose che lui ha fatto le ha fatte in un momento in cui non era possibile fare diversamente. Volevo leggervi una pagina su questo, alcune righe. Il tempo dell'esplorazione è finito, i 50 anni trascorsi dalle imprese di Bonatti, io sono cresciuta sugli inserti di epoca scritti da lui, è quelli che ho cominciato a sognare, segnano un prima e un dopo, e i suoi viaggi, i suoi reportage appartengono a quel prima. Le nuove tecnologie ci aiutano a viaggiare in sicurezza e con cognizione di causa, così come parole come incognito, avventura, inevitabilmente hanno perso molto del loro significato. Ieri non era possibile fare altrimenti, e anche oggi potremmo continuare ad avvalerci dei soli mezzi umani senza il filtro di strumentazioni sempre più perfezionate, ma muoversi in aree difficili, non adeguatamente equipaggiati, è colpevole, perché mette a rischio la vita propria e quella di altri. Per Bonatti, quei problemi che oggi la tecnica risolve facilmente erano invece la materia stessa dell'avventura, fatta non di inutile antagonismo, ma di un confronto alla pari con la natura, armato di determinazione e insieme di consapevolezza dei propri limiti. L'altro fattore che ha tolto l'esplorazione la sua stessa ragion d'essere è che anche luoghi sperduti sono diventati molto più accessibili e che il mondo intero è stato descritto, fotografato e mappato. Ormai possiamo risolvere ogni curiosità a colpi di mouse. L'esperienza diretta rimane però il valore aggiunto del viaggio. Sembra oggi ancora più necessario aprire la porta, eccetera. Cioè l'esperienza diretta. Di fatto il viaggio diventa soprattutto il nostro viaggio, l'esperienza personale del viaggio. Però è inutile che noi ci improvvisiamo esploratori come Bonatti, perché, ripeto, oggi dobbiamo utilizzare anche quegli strumenti che ci permettono di viaggiare in sicurezza, proprio per non mettere poi a rischio anche la vita di altri. Per cui tu mi dicevi, appunto, siamo passati un po' all'argomento del come viaggiare, e è possibile quindi trovare ancora degli interstizi del viaggio, diciamo, degli spazi in cui c'è capacità di stupore. Dipende proprio del modo anche di affrontare il viaggio. A questo proposito ci sono tre video che manderei quasi in sequenza. Il primo è girato a Essaouira, una città, diciamo, sull'oceano, in Marocco. In realtà il Marocco, come sapete, è uno dei paesi a vocazione turistica da più grande, probabilmente da maggior tempo in Africa, per cui più turistico di quello, ok. Eppure c'è modo e modo anche, ecco, io ho cercato di viverla in maniera un po' diversa, questa città. Adesso lo volevo fare vedere attraverso questo audiovisivo.
Il cielo terso del Marocco mi accoglie dopo un breve volo. La temperatura è mite e intorno c'è un sentore di primavera. Ancora 3 ore di autobus e appare Essaouira, l'antica Mogador, protesa sull'oceano. Che per creare un po', ecco, localizzare, diciamo, non so se voi siete stati, è una città proprio aperta sull'oceano con una luce incredibile, dove è bello proprio fermarsi e guardare, ed è quello che io ho cercato di fare, e si scopre che è un mondo davanti a una piccola porta. Un anziano si avvicina con un carretto per trasportare il mio bagaglio dentro il vetro di Venezia della Medina. Attraversiamo un'antica porta che interrompe le possenti mura di terra colorata. Come si chiama? Gli chiedo per iniziare a orientarmi. La Petite Barbe mi risponde. Il Riad, dove dormirò nei prossimi giorni, è lì accanto e questa porta diventerà il mio passaggio abituale. Mi fermo davanti alla porta, all'incrocio di 3 vie. E inizio a scattare foto a chi entra e chi esce dalla Medina. Passaggi, storie solo intuite, microcosmi che si incrociano e formano un vaso capace di raccontare un mondo intero in pochi scatti. Ecco, vedete come proprio io mi ero nascosta, praticamente neanche nascosta, semplicemente ero dietro l'angolo con la mia macchina su un cavalletto in quel caso, e ho scattato foto tutte identiche. Quando sentivo il rumore o vedevo l'ombra, perché il sole del mattino mi faceva intuire l'arrivo della persona, e quindi loro rimanevano anche quasi stupiti quando poi mi vedevano, perché non si aspettavano di, appunto, una persona, diciamo, lì dietro al muro. Per cui ho catturato queste immagini di un mondo molto diverso che mi è passato davanti. Quindi semplicemente fermarsi a guardare, avere il tempo di fermarsi, e questo fa parte del come viaggiare, non seguire quei ritmi che sono più i ritmi del lavoro e trasportarli anche in viaggio, darsi tempo, prendersi il tempo e magari anche perdere tempo, perché è lì che le cose accadono sostanzialmente, e poi anche immergersi tra la gente, perché spesso è proprio l'incontro. Poi ognuno chiaramente viaggia in base alle sue desideri, alle sue affinità, ai suoi piaceri. C'è chi preferisce la natura, c'è chi preferisce le etnie, chi preferisce viaggiare in città moderne, eccetera. Per me la dimensione delle persone, della gente, è sicuramente fondamentale. Ed è anche per questo che in effetti in effetti la mia scelta di studiare lingue e poi, insomma, di insegnare lingue, eccetera, è sempre un po' in quest'ottica. Quindi il fermarsi e guardare, oppure no, sei ripartita da quella, non sbaglio, ok, invece l'altro, sempre per parlare del come, in realtà è anche un po' un dove in questo caso, il deserto. Allora, ci sono ancora dei luoghi dove anche lì ci si può fermarsi a guardare. Il deserto è grandi spazi, è silenzio, è essenzialità, è tutto ciò, è un po' il contrario della nostra realtà del qui. Per cui il viaggio, nel momento in cui diventa, è vero viaggio, anche quando ci sposta in una realtà diversa da quella in cui viviamo, che non necessariamente deve essere esotica. Ecco, allora mi è sembrato che il deserto, queste sono foto raccolte
da vari viaggi in vari deserti del mondo e messo insieme il deserto è una dimensione per me fra le più appaganti da questo punto di vista. È un luogo fuori dal tempo, proprio lontano dal rumore, lontano dove non si è neppure connessi, ecco, cosa che oggi ci sembra quasi impossibile. Quando si parla del deserto, gli aggettivi si sprecano. Spettacolare, magico, lunare, primordiale, estremo, assoluto. Forse invece il deserto andrebbe preso e vissuto semplicemente per ciò che è. Il deserto è deserto, dal nome l'aggettivo, un luogo privo, comunque povero di vita. Se anche qualche insetto o qualche piccolo mammifero lascia sulla sabbia le impronte del suo passaggio, il vento presto le cancella e il calore del giorno immobilizza il paesaggio in una dimensione minerale quasi senza tracce umane o animali. Forse è per questo che lontano dalla frenesia e dall'affollamento il viaggiatore vi ritrova calma e serenità. Il deserto è silenzio, un silenzio interrotto solo dal rumore dei granelli di sabbia spostati dal vento. Qui si è davvero lontani dalla cacofonia del mondo. Il deserto è essenzialità. La natura è messa a nudo perché è priva di vegetazione, non nascosta dal cemento e non ricoperta da orpelli di artificio. E anche noi scopriamo il piacere del vuoto, della leggerezza, del distacco da quel superfluo che soffoca le nostre vite. Il deserto è vastità, è così smisurato che è impossibile abbracciarlo tutto, anche se si cerca di allargare lo sguardo come fosse il grandangolo di un apparecchio fotografico. I granelli di sabbia sono come tanti minuscoli pixel di un'immagine digitale che ha bisogno della distanza per ricomporsi in un'incredibile fantasia di forme e di sfumature di colori. Il deserto è luce, una luce mai uguale a se stessa, quella dell'alba che accende le cime delle dune, quella del tramonto che colora la sabbia, quella della notte illuminata dal fuoco del bivacco e dalle infinite stelle che si muovono lungo l'intero arco del cielo, ma anche la luce opprimente e insopportabile del giorno, che rende incerti gli orizzonti e crea lontani miraggi. Il deserto è calore e gelo, temperature estreme che si alternano senza nulla concedere al tepore del mattino o al fresco della sera. Il deserto è immobilità, lo spazio sembra rimanere uguale a se stesso e il tempo trascorrere senza lasciare tracce apparenti, anche se in realtà il vento ridisegna costantemente, ma insensibilmente, i connotati del paesaggio. Nel deserto, più che il desiderio di camminare, si ha voglia di fermarsi immobili a contemplare. Il deserto è bellezza. Certo, ci sono anche paesaggi monotoni e desolate distese di pietra, ma sono un prezzo da pagare per la sensualità di una duna. Le sfumature di colore della sabbia, le forme fantastiche delle rocce. Il deserto è inutilità, è una terra sterile e ostile, ma c'è necessario, perché come scriveva Doris Lessing, l'uomo ha bisogno di uno spazio vuoto da qualche parte per farvi riposare il suo spirito. Ecco, questo l'avete intuito chiaramente, sono in realtà pagine del libro che legge un mio amico, niente di... per cui è proprio dare un po' voce al libro, diciamo, proiettare queste audiovisive, secondo me è la cosa migliore, poi più che parlarci sopra sui libri, anche lasciare un po' che siano loro a parlare. Sempre parlando del come viaggiare, dell'importanza del come, chiaramente la cosa che viene in mente subito è come muoversi. Ecco, la bicicletta è sicuramente un po' anche la metafora del viaggiare leggero, del viaggiare ecologico, del viaggiare in mezzo alla gente, in mezzo alla natura, non chiusi dentro il proprio autobus, la propria macchina e quindi creando un diaframma fra il dentro e il fuori, fra noi e gli altri. Io amo particolarmente la bicicletta, ho fatto alcuni viaggi anche in bicicletta, non essendo però allenatissima. Adesso ho fatto una meravigliosa scoperta da un paio d'anni, ma la sto usando a causa della scrittura delle guide, ho potuto dedicare poco tempo, ho ripreso proprio in questi mesi, ho scoperto l'e-bike che mi permette di fare delle cose fantastiche e la bicicletta completata assistita.
Nel libro c'è alcune pagine che sono proprio l'elogio della bicicletta. Ecco, però se dovessi riscriverlo adesso scriverei l'elogio della e-bike, non della bicicletta. Sì, pedalare. Perché la bicicletta è filosofia e linguaggio, è simbolo e utopia. Non è solo uno strumento o mezzo di trasporto, ma mescola utilità, sport e piacere. È popolare, democratica e snob. Restituisce il gusto di un movimento che è naturale, proprio come respirare. In memoria di quando si era piccoli e fa ritornare un poco bambini. È universale e a dimensione d'uomo. È l'elogio della lentezza, ma capace di regalare il piacere della velocità. È ecocompatibile e si parcheggia facilmente, anche se si ruba facilmente. Ha bisogno solo di muscoli e di un po' di forza e di volontà. È semplicità, leggerezza e bellezza. È uno strumento perfetto e tu sei il musicista. Non ha diaframmi fra dentro e fuori. Apri al mondo. E tu lo attraversi e lui ti attraversa. Si muove a contatto con la terra, dentro la natura e fra la gente. Fa sentire di nuovo il profumo delle stagioni. Allarga gli orizzonti. Arriva quasi ovunque. È una vera compagna di viaggio. Capace di trasformarlo sempre in un'avventura. Puoi condividerla con gli amici a due e a quattro zampe. È libertà e amore per la strada. E anche se dà dipendenza, proprio come la droga, fa bene al corpo, alla mente e al cuore. Ecco, questo è anche un po' in onore di una presentazione che ci sarà domani, che parla proprio due giovani donne, di cui una tra l'altro è una collega di Polaris, che parleranno della bicicletta. Io vorrei fare più viaggi in bicicletta perché sono i più belli, veramente, lo dico con tutta sincerità. E poi con questo nuovo tipo di, insomma, anche qui strumento che la tecnologia ci offre, anche chi non è più giovanissimo e non è più allenatissimo può permettersi di fare delle grandi cose. Allora, a me è venuta voglia però di fare una domanda, se volete, un po' banale, ma che dopo aver visto questi filmati mi sorge spontanea. Quale sarà il tuo prossimo viaggio e che viaggio ci consigli per il nostro prossimo viaggio? Allora, in effetti questa domanda, tu dici un po' banale, in effetti però è la domanda che si fa sempre: dove sei stato e dove vai? No, dove? Il viaggio si riduce spesso a questo dove, che alla fine non è la cosa più importante. Chiaro, parliamo di geografie, per cui la geografia è fatta soprattutto da luoghi, però come c'è anche nell'introduzione di questo festival, riesce a coniugare varie discipline e anche il perché del viaggio, insomma, dei luoghi, non soltanto il dove. Ecco, secondo me è un po' riduttivo parlare del dove, perché un luogo può essere vissuto in maniera completamente diversa a secondo del tempo che gli si dedica. Il tempo è il valore fondamentale, servono i soldi per viaggiare, indubbiamente non è gratis, però in qualche modo ci si può arrangiare. Io ho un carissimo amico romano, Matteo Pennacchi, che aveva scritto quel libro, Viaggiare senza un soldo, insomma, Il giro del mondo senza un soldo, ecco, ed era riuscito a farlo. Per cui il denaro è importante, però il couchsurfing, ci sono tutta una serie di strumenti che permettono soprattutto magari ai più giovani di arrangiarsi, però il tempo è la variabile che manca un po' a tutti e può cambiare la percezione di un luogo.
Quindi il dove andare, anche qui è molto personale, io nel libro mi sono posta il problema e in effetti ci sono tutta una serie di paragrafi intitolati Vecchia cara Europa, perché l'Europa è bella, rimane la mia casa, l'Europa, e adoro viaggiare in Europa, sono appena stata a Berlino, andrò a Lisbona a breve, insomma, ecco, per parlare dei miei viaggi. Il bel paese, l'Italia, l'amiamo tutti sicuramente, anche se ogni tanto purtroppo la trattiamo un po' male, la maltrattiamo. Mal d'Africa, una frase classica, il Mal d'Africa, perché è un po' un continente d'elezione per molti. Verso Oriente, di nuovo, il viaggio in Asia è stato il mito della mia generazione, di quella insomma che mi ha preceduto, e io a breve, per parlare del mio viaggio, tornerò in India, devo dire per più di un mese, per conto mio, proprio per visitare, ritornare in alcuni luoghi o per stare in alcuni luoghi. USA go west, andare ad ovest, il mito dei coloni, insomma, andare verso ovest, anche questo viaggio me lo sono fatto tante volte. L'America spesso viene considerato un paese solo moderno, solo fatto da città, eccetera, in realtà è una natura bellissima e tra l'altro estremamente fruibile da chiunque, nel senso che uno può fare grandi, insomma, cose difficili, cose faticose, ma ci sono anche, c'è la possibilità di goderla proprio in tutta tranquillità e anche comodità. Amor America, è l'America Amor, chiaramente in spagnolo, è l'America del Sud, è l'America Latina, l'America che è un po' quella per cui vi ho spiegato prima, che è nel mio cuore. Quindi ogni viaggio, ogni luogo ha un suo perché, ognuno deve scegliere un po', diciamo, in base alle sue affinità, il dove andare e rifletterci, di nuovo, non farsi attrarre soltanto dal low cost, dal last minute, eccetera, perché altrimenti viene svilito il viaggio. Io sono una, non vorrei dire ovunquista perché non è così, però come dicevo ho viaggiato un po' a 360 gradi e mi piacciono un po' tutte le dimensioni del viaggio, anche se poi, cioè, mi piacciono le città come la natura, mi piace la gente, tantissimo viaggiare tra la gente, però mi piacciono un po' tutti i continenti, ecco, quindi fare una a me piace il viaggio, proprio la dimensione del viaggio, e devo dire che se... una chiave per me è, per cui mi sono detta, ma perché viaggio? Perché il viaggio è quello che mi ha dato confidenza, confidence, come dicono in inglese, fiducia in me stessa, anche una certa, come dire, giusta autostima, insomma, perché mi sono confrontata con realtà diverse, con difficoltà, eccetera, e in qualche modo sono sempre riuscita a cavarmela, anche viaggiando spesso e volentieri da sola, da giovane e tuttora. Per cui ognuno ha poi i suoi strumenti, c'è chi sceglie, non so, lo yoga, chi sceglie la psicoanalisi per capire, per conoscere se stesso, per migliorarsi, per crescere. Come diceva prima l'assessore che ha parlato prima di me, è un po' scoprire il continente te stesso, ecco, ripetendo una citazione, il viaggio serve un po' a scoprire quel continente che siamo noi stessi. In effetti, è questa dimensione interiore, io credo, il valore importante del viaggio. Chiaramente non è uno strumento che lo stesso per tutti, per me è stato uno strumento fondamentale di conoscenza di me stessa attraverso i luoghi, di me stessa attraverso l'esperienza dei luoghi, ecco, diciamo così. Per cui il dove ognuno deve darsi le proprie risposte, e c'è qualcuno che privilegia tornare sempre negli stessi luoghi, il classico Mal d'Africa, c'è qualcuno come me che ama invece viaggiare un po' nei diversi continenti. Non so se ti ho risposto, ecco, però su questo c'era un altro video piccolo, brevissimo, sì. Che in realtà non sono parole mie, sono parole che sono proprio però rubate. Insistere un attimo, c'è un luogo che non hai ancora visitato e che sarà in questo senso il prossimo nuovo viaggio? Guarda, adesso ci sono, non so, delle frontiere come sono l'Antartide, ad esempio, che mi attira molto. Ecco, non sono stata in Papua, non sono stata in Antartide, ci sono tanti luoghi in cui non sono stata, come ce ne sono tanti dove sono tornata molte volte, per cui amo tantissimo anche tornare, ritrovare le persone, ritrovare i luoghi. Qualche volta può essere un po', in alcuni luoghi non voglio tornare, li ho vissuti, non so, Luang Prabang, l'ho vissuta Laos, era un luogo magico quando sono andata, so che invece il turismo in questo caso ha avuto un impatto abbastanza forte, quindi preferisco tenermi il ricordo che ho di quel luogo, però in altri invece torno e ritorno volentieri. Comunque sì, ci sono tanti desiderata sicuramente.
E proprio per parlare del dove, Itaca è una poesia di Costantino Cavafis, la più bella poesia del viaggio, il viaggio come metafora della vita in realtà. L'importante non è la meta ma è la strada, questo è il significato di questa poesia. Qui c'è un frammento. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure, in esperienze. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola, tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada. Che cos'altro ti aspetta? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Ecco, quindi Itaca è la meta, è la destinazione, ma in realtà l'importante è il viaggio, che è un po' Ulisse, insomma, che in effetti è il viaggiatore per antonomasia. Lui, nella sua Itaca, in fondo, ci ha messo molto per tornare, ha divagato molto, diciamo così, in giro per il Mediterraneo. Però è ritornato. È ripartito. E come tutti noi, ritorniamo. Normalmente abbiamo un biglietto di andata e ritorno, non facciamo biglietti solo andata. Per non tornare a casa da un viaggio solo con i souvenir, che normalmente sono stati prodotti da un'altra parte rispetto al luogo dove siamo andati. Anche se il viaggio non è più lo strumento essenziale di conoscenza del mondo, che cosa ci possiamo portare a casa del viaggio? Come possiamo evitare di farci scivolar via il viaggio come qualsiasi altra merce di consumo e farci contaminare in qualche modo dal viaggio fatto? Ecco, e sì, è una bella domanda, non facilissima. I souvenir sono la croce delizia del viaggio. Adesso, dicevo prima, forse i selfie sono diventati invece l'obiettivo spesso principale, che vengono poi consumati così rapidamente. Però in realtà, come diceva Terzani, uno dovrebbe tornare con qualche risposta nella valigia. Ecco, questa io cito spesso Terzani perché è stato un altro maestro, Bonatti da una parte, Terzani sotto chiaramente altri aspetti. Tornare con qualche risposta nella valigia vuol dire che il mondo, anche se globalizzato, se uno viaggia con curiosità e con animo aperto e dandosi tempo, e abbiamo visto con delle modalità di viaggio, magari non proprio impacchettato nel pacchetto di viaggio tutto compreso, anche se poi, ripeto, dipende chi parla le lingue, chi è in grado di è da solo piuttosto che ha un gruppo con cui viaggiare. Io, quindi io non voglio dare giudizi, ognuno deve trovare la sua dimensione di viaggio e ogni viaggio è a sé, per cui ci sono tante modalità che si possono. Io non andrei mai, sono stata in Chad, non andrei mai da sola, mi sono affidato a un tour operator molto valido specializzato su quella destinazione, perché altrimenti avrei corso dei rischi assolutamente inutili, no? Per cui chiaramente bisogna poi, ogni viaggio ha delle proprie modalità. Per cui tu mi dicevi che cosa ci può regalare il viaggio. Il viaggio ci può regalare dei punti di vista diversi dalle nostre convinzioni. Noi, vivendo qua, siamo un po' ovviamente autoreferenziali, pensiamo che i nostri valori sono valori universali, la nostra democrazia è quella da applicare, applicabile ovunque, eccetera, poi ci rendiamo conto che non è così, questo per dare un esempio. Ecco, in viaggio siamo noi gli stranieri, oltretutto, e quindi certe volte possiamo essere anche un po' in difficoltà, chiaramente non siamo abituati ad essere stranieri, e quindi tornando, se continuiamo a mantenere questo sguardo magari un po' diverso, possiamo anche relazionarci con le persone straniere che incontriamo qui in maniera diversa, oppure possiamo capire la simmetria che c'è nel trattamento, come spesso noi riserviamo agli stranieri qua rispetto a quello che riservano a noi altrove, che spesso invece è un atteggiamento di grande ospitalità. Devo dire che io proprio viaggiando ho riscoperto dei valori, anche nella semplicità, perché quando noi viaggiamo ci possiamo portare dietro poco, in una valigia dobbiamo farci stare un po' tutto il nostro mondo, e quindi ci accorgiamo che tante cose che reputiamo essenziali in realtà essenziali non sono, che su molto c'è di superfluo. Poi è chiaro che torniamo e
non rinunciamo alle nostre comodità, però magari le apprezziamo un po' di più, o magari possiamo diventare anche un po' più leggeri anche nella nostra vita, esatto, essenziale anche nella nostra. Quindi diciamo, il viaggio può avere un diretto condizionarci positivamente anche nella nostra vita qua, nel nostro relazionarci con le altre persone straniere o comunque nei nostri rapporti qui e nella nostra proprio nel nostro vivere quotidiano. Questo l'ho un po' riassunto in un piccolo video brevissimo di neanche 2 minuti. Considero valori, perché? Perché sono valori che su cui mi ha fatto riflettere perlomeno il viaggio. Considero valore viaggiare, ma soprattutto disporre della libertà di poterlo fare. Un saluto e un abbraccio alla partenza e al ritorno. L'accoglienza, quella che non chiede nulla in cambio. I riti giornalieri, la normalità della vita. La condivisione e la generosità. Un grazie e un sorriso. Umiltà. L'attenzione per gli altri. L'amicizia, anche quella effimera che nasce e spesso muore in viaggio. L'amore in tutte le sue possibili declinazioni. Il silenzio. Fermarsi a parlare e saper ascoltare, sapersi commuovere ed emozionare, piangere e ridere, saper godere della bellezza della natura e delle opere dell'uomo. L'essere umano e ogni essere animato e inanimato. Considero valore i valori, sostantivo plurale, e il rispetto per quelli diversi dai miei. Ecco, questo sostantivo plurale, come Festival delle Geografie, sostantivo plurale, l'avete sottolineato, no? Ecco, è fondamentale, non esistono solo i nostri valori, ok? Esistono valori diversi nel mondo e proprio viaggiando, se viaggiamo con spirito aperto possiamo percepirlo. E questo viaggiare, come la prima, il valore è viaggiare, perché noi lo diamo per scontato, ci basta dove andiamo quest'estate, abbiamo le ferie, e possiamo, non è così scontato, per molti non è scontato avere un'identità, un passaporto, un visto, un biglietto di andata e ritorno. Ecco, noi abbiamo questo privilegio, il mio invito è quello di non sprecare questo privilegio, ma di diventare in qualche modo, anche con i nostri non selfie, ma con le nostre foto col cellulare, in qualche modo dei testimonials, cioè non siamo dei reporter, non dobbiamo cacciarci in situazioni problematiche o di rischio, no, ma semplicemente dei testimonial per cercare di costruire dei ponti, se possibile, fra noi e l'altrove, che può essere un altrove vicino, non necessario, adesso abbiamo parlato di tanti luoghi lontani, ma l'altrove lo si trova anche a breve distanza. Grazie mille. Grazie a Manassero, veramente per questo.